assunto con un contratto a prestazione occasionale. Ci hanno mandato una notula d'acconto, tra l'altro dobbiamo pagarcela noi questa notula, perché la marca da bollo paghiamo anche la raccomandata che ci mandano dal comune, e compilata questa notula entro 60 giorni ci arriva questo acconto. Questo acconto è relativo al 40% dei questionari che abbiamo fatto dall'inizio del rilevamento di ottobre al 2 di gennaio, quindi sostanzialmente il 40% solo di quella parte del lavoro lì, e poi ci deve essere un saldo nel 2013. Non sappiamo nel 2013 dovrebbe, il saldo definitivo è praticamente nel gennaio, si dice nel gennaio del 2013. Tu vai avanti perché credi che prima o poi i compensi arriveranno? No, ci sono due questioni. La prima questione è che io ho firmato un contratto, e la seconda cosa, anche fondamentale, è che io non ho un reddito se non facessi questo lavoro. Già sono in cattive acque con il mio padrone di casa. Il comune si è impegnato a darmi degli acconti che non ho ancora visto, peraltro. Ho visto solamente un avviso di acconto che mi verrà recapitato a mezzo posta tramite assegno per via prioritaria, quindi io starò attaccato alla cassetta della posta, probabilmente col mio padrone di casa attaccato a me, e tutti e due aspetteremo l'assegno a mezzo posta. Che per ora è virtuale. Sì, perché per ora è ancora lì che langue non so dove. Comunque noi siamo già andati una volta sopra, il 16 gennaio c'era stato promesso l'inizio di un tavolo. E se ne occuperanno Davide Corritore, che è il direttore generale, sì, e Paolo Limonta, oggi il Corritore a Roma, e hanno assicurato, poi adesso qua si è entrata e ve lo chiederà lui, che nei primi 2 o 3 giorni della prossima settimana si apre questo tavolo qua. Sono 6 mesi che chiediamo che vengano rispettate le promesse elettorali e non sono ancora state rispettate, se eravamo assunti a tempo determinato a seguito di selezioni. E poi è arrivata la nuova giunta, ha superato il precariato lasciandoci a casa, cioè non richiamando. Noi siamo da maggio-giugno del 2011 che non lavoriamo, perché hanno lasciato scadere i contratti in essere, sono col 31 di dicembre sono scadute anche le graduatorie. Il comune dice che è disposto ad incontrarci. È disposto ad incontrarci già settimana prossima, martedì o mercoledì. Ci sentiamo in mezzo a due fuochi, l'amministrazione che dice ok, siamo buoni, vi vogliamo assumere, abbiamo dato tutte le indicazioni a risorse umane, poi a risorse umane ci sono tutti i paletti che saltano fuori, che vengono messi, quindi al posto di avere dei passi in avanti abbiamo dei passi indietro.